Mascherine chirurgiche, guanti in lattice, schermi protettivi, calzari e ancora tute di protezione, camici, copriscarpe, cuffie e mascherine FFP2. Tutto materiale acquistato direttamente dalla regione siciliana e atterrato ieri all'aeroporto di Palermo con un nuovo volo cargo proveniente dalla Cina. Ad attendere il volo, un Boeing 777 della Qatar Airways, l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Già oggi i dispositivi verranno smistati nelle 9 province dell'isola, principalmente nelle strutture ospedaliere, ma anche tra i medici di base, i pediatri, le case di riposo, le residenze per anziani. Dovremo abituarci probabilmente per ancora molto tempo ad utilizzare degli elementi di protezione. La fornitura, questa in modo particolare, è diretta essenzialmente alle strutture ospedaliere, ma il Presidente ha voluto che si estendesse la fornitura ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, alle guardie mediche e soprattutto anche a quelle aree di fragilità, penso alle case di riposo per anziani, alle residenze sanitarie assistite. La nostra fase 2, che è economica ma che è anche una fase 2 sanitaria, dovrà vederci abituati il più possibile a momenti di distanziamento e di protezione individuale. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un terzo volo, mentre l'ultima parte del carico, quella più corposa, arriverà via nave.